Buongiorno a tutti, Carlo Vallotto, metalliPreziosi.it. Bene, in questa settimana abbiamo visto come il comparto dei metalli preziosi abbia avuto delle movimentazioni abbastanza interessanti. Abbiamo visto come l'oro sia salito, poi sia ridisceso, diciamo sempre costantemente sulla cifra intorno ai 1280-1270. E oggi andiamo a vedere il prezzo dell'argento, l'argento come si è mosso in concomitanza con l'andamento del comparto dei metalli preziosi. Quindi una cosa importante, andiamo a vedere subito come si è mosso, del resto anche come con correlazione l'andamento del dollaro. Dollaro che abbiamo visto come sia sceso inizialmente. In precedenza verso valori inferiori agli 11 e poi si è salito adesso qui intorno ai 12. Quindi ecco, una ricrescita del valore del dollaro naturalmente ha spinto al ribasso le quotazioni dei metalli preziosi. Andiamo a vedere per quel che riguarda l'argento e vediamo che cosa è successo in particolar modo nelle ultime settimane. Come abbiamo visto adesso nel lungo periodo, chiaramente qui vediamo, abbiamo una visione abbastanza lunga nell'ultimo paio di anni, vediamo come le quotazioni dell'argento siano tendenzialmente ribassiste. Vedete che continuano dal livello di 24 dollari per oncia, siano continuamente scese, poi risalite, però la tendenza naturalmente lo si vede graficamente è al ribasso. Andiamo a vedere come si potrebbe comportare, come si è comportato e come si potrebbe comportare adesso nelle ultime settimane. Vediamo come ci sia questa tendenza, la segniamo con questa trend line, vediamo come ci sia questa tendenza al rialzo, una tendenza rialzista partita dal luglio da quest'estate, dall'estate passata appunto, dal luglio di quest'anno, siano quando le quotazioni erano intorno ai 15, siano risalite proprio fino al livello dei 18 dollari per oncia e dopo siano riscese e attualmente si stiano attestando intorno ai 16,90-17 dollari. Bene, vediamo che cosa è successo. Chiaramente vediamo come le quotazioni stiano lateralizzando, ci siano dei minimi crescenti, quindi ci attendiamo che cosa? Ci attendiamo che o le quotazioni rimbalzino decisamente al di sopra di questo valore, oppure tendenzialmente potrebbe esserci un breakout che riporterebbe le quotazioni al di sotto dei 16, quindi in area 15,80, 15,50. A questo proposito, chiaramente tracciamo anche una seconda trend line, la vediamo abbastanza bene, e chiaramente si vede come in questo caso le quotazioni siano state ugualmente respinte da questa trend line. Quindi ecco, la cosa importante che possiamo vedere che cos'è? Che le quotazioni dell'argento si trovano in questo momento ad un bivio, un po' la stessa cosa di quello che è un po' anche il fratello, l'oro, diciamo l'oro che chiaramente è il principale indicatore del ciclo economico e del risk-off o risk-on naturalmente. Quindi in questo caso vediamo come l'argento, che è un mercato tendenzialmente meno grande, cioè più piccolo dell'oro, le quotazioni comunque si trovino incanalate all'interno di questo cuneo. Quindi ci attendiamo che dobbiamo attendere prima di prendere eventualmente posizioni long un superamento in area di 17-17,20, o eventualmente, e questa è la cosa più probabile, ci sia un nuovo affondo delle quotazioni al di sotto dei valori odierni, cioè dei valori di 16,8, 16,7, 16,79, 16,80, diciamo questo è il livello principale di supporto, lo si vede molto chiaramente. Questo livello è il livello di supporto che tracciamo qui. Quindi attendiamoci ancora volatilità e un movimento a ribasso per quel che riguarda il prezzo dell'argento. Per quanto riguarda i mercati azionari in genere, vedremo, staremo attenti ancora ai mercati, chiaramente agli indici americani e ai dati macroeconomici che in questa settimana ci accompagneranno. Chiaramente per comprendere quali potranno essere le indicazioni del ciclo economico. Grazie a tutti, Carlo Vallotto, metalliPreziosi.it.